Bene, ciao a tutti signori, bentornati in questo nuovissimo video di Keyforge. E come vediamo il nostro buon Bonfi sta spostando il mazzo. Bonfi che è anche qui con me, tra l'altro. Hola. Primo mazzo, espansione, aperto da Bonfi. Entrambe le nuove case, ragazzi miei. Adesso ovviamente abbiamo sempre qualche difficoltà ad aprire il mazzo. Bene signori, giriamo. Prima carta, ricerca da tagliagole. Tagliove. Ricerca da Sì, tagliagole. dai, Se il che tuo qua avversario almeno possiede 8 più, ruba. due. Ruba 2. La figlia, carta ottima, è figlia di sua madre, quindi insomma l'elusione è un po' più, meno forte, ma durante il passo pesca carte e rifornisci due in più. Quasiridi lo conosciamo. E Ologrammofono, che è una nuova carta che ha azione protegge una creatura. Spieghiamo al volo cosa vuol dire protegge. Protegge vuol dire che il prossimo danno che subisce o la prossima volta che viene rimossa dal campo, la carta invece perde il segnalino, Eh sì, giusto? si vede che hai studiato. Questa è da Interpair, quindi è già. E ha anche un'amba stampata. E tra l'altro è un'amber stampata ed è un artefatto, quindi rimane lì. Esatto. È un Ricordando. logo Poi, davvero, davvero cancrena. carta Ingegnere nuova. sanitario, pericolo 1, raccolto scarta una carta dalla tua mano. È un po' rognosa. Vapore di Tau. Gioco, pesca due carte, archivi una carta. Ottimo, ovviamente i logos rimangono. La casa che cicla meglio il mazzo rispetto a tutte le altre. Quindi rimaniamo così. E adesso viene una delle carte più belle di questo mazzo. Unità Candaela. Dopo che una creatura nemica ha raccolto, pesca una carta. Azione cattura 1. Allora, 5-1. non è, no, è come carta è bella, però non ho capito il senso dell'azione cattura 1, perché questa è una creatura che l'avversario punta a distruggerti, perché dagli un motivo in più per distruggertela. Vabbè, puoi Cioè, usare comunque il raccolto. può disturbare, perché se tipo lui è a 6, tu hai giù questa azione, lo togli dal sec, però gli dai un motivo in più per distruggertela. E poi diciamo che è una bella carta, però in questo mazzo è abbastanza antisinergico. Per l'artefatto che vedremo fra un po', sempre Logos. Andiamo avanti. Vabbè, accesso remoto lo conosciamo già. E in più, Ecco l'artefatto girando, di cui parlavo. è il legame antisismico. Il legame antisismico è una carta di vecchia espansione, seconda, Seconda. dico bene, seconda espansione AOA. Azione, scegli una casa durante il prossimo turno dell'avversario, le creature della casa scelta non possono essere usate per raccogliere. In realtà non è così Cioè, antisinergico, lo allora, sai? gli impedisce completamente di raccogliere. Se tu vedi che lui ha una maggioranza di board nel campo, tu di sicuro tenderai a chiamare quella casa con questo artefatto. Ma di conseguenza, se lui vorrà fare delle ambre, chiamerà un'altra casa. Però comunque io pesco una carta. Quindi lui è molto limitato nel raccogliere Entrambe in se campo ho entrambi in campo, e ma chiami Logos. Esatto, soprattutto se ho candela in campo. Candaela. Candela. E infine l'ultima carta Logos, macchina killer impazzita, che già conosciamo. Benissimo, i Logos sono finiti, le 12 carte. Come avete già visto, è discretamente fastidioso. Logos è diventato Sì. molto più fastidioso. Già ti faceva ciclare il mazzo ed era fastidioso. Adesso, quella è la mia mano. Guarda che bella pelosa che. E va bene. Iniziamo con i Sauriani, una delle case più interessanti. Legato Raptor, combattimento. Puoi esaltare il legato Raptor. Se lo fai, ripristina un'altra creatura amica e usala. Diciamo cosa vuol dire. Ricordiamoci, cosa vuol dire? Esaltare vuol Allora, dire prendi un'ambra dai, siamo del suo comune. livello comune e cacciagliela sopra. Esatto. Ma diciamo che quando si esalta una creatura si attivano degli effetti belli. Di solito sì. Cioè, tu paghi un Diciamo grosso che, costo. aspetta, parliamo comunque di avvantaggiare l'avversario, perché Sì. un'ambra dal riserva comune su di lui vuol dire che appena questa creatura lascia il campo di battaglia, le ambre andranno al tuo avversario. Esatto. Ma questa Non casata, è detto, lo vedremo vabbè, dopo. questa casata è fatta apposta per riuscire ad applicare questo nuovo tipo di effetti, che sono Infatti, molto 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 belli. se vediamo la carta dopo, e tu già qui vedi la combo. Sì, Cioè, doppio legato Raptor. Odoa Kill Patrizio. una delle Gioco carte più cattura belle. 1. Mentre ci sono uno o più Ember su Di lui. Odoak, il Patrizio, i tuoi Ember non possono essere Rubati. rubati. E può essere con dalle carte che vedremo dopo in questo mazzo, o già con gli ogromofughi, può essere protetto in un grosso modo. Cioè, in modo veramente, veramente, veramente Potente. tremendo. Cioè, ci sono dei metodi in questa nuova espansione per proteggerti le creature chiave, anche se sono un po' piccole. Vabbè, che questo è anche grosso, Ah, questo è però un 5. è un 5, non è facilissimo da tirar giù. Sì. Però la meccanica protezione. Va ancora abbastanza precisata. Esatto, cioè, non è ancora. È uscito il. No, No. oggi che stiamo registrando è il 3, domani dovrebbe uscire il video, il 4 esce martedì, il 5. Perfetto, il 5 dovrebbe Perché uscire tipo... effettivamente il nuovo regolamento e Sì. vedremo. Perché
specificatamente, noi lo sappiamo per... Il dubbio che ci è venuto più grosso è stato con Assalto. Che vedremo dopo, penso. Sì. Comunque, questore Yarta o Giarta, elusione raccolto, stop. Puoi esaltare il questore di Yarta, ce lo fai, ottieni uno. Quindi, in poche parole, raccogli, metti un ambro su di lui e ne prendi un'altra. Due. Quindi... Se ti uccidono la carta, ovviamente. Te, però, è bella perché tu, ve lo anticipo, in questo mazzo hai Esilio. Una carta sauriana che dice un arma stampata. Le vedremo. È bellissimo. Le vedremo. Spirale dorata, una degli altri fatti. Spirale dorata. Azione esalta una creatura amica, ripristina quella creatura e usala. Ottima. Legionario Triceriano. Anche questa è una delle carte chiave di questo mazzo. Bellissimo. Provocazione, gioco, proteggi una creatura amica. È una carta chiave. Appunto perché ti permette di proteggere il Raptor in due per, specifichiamo. Sì. Adesso vedrete anche il secondo in due per ed è molto molto forte perché ti permette di proteggerti tutte quelle piccole creature chiave che permettono a questa casa di essere veramente devastante in gioco sul campo di battaglia. Passiamo ad Esilio. Cedi il controllo di una creatura amica al tuo avversario. Ecco. Tu pensa agli altri. Tu raccogli talmente tanto, te lo esalti talmente tanto con carte che vedremo anche dopo, o con l'artefatto, o con una carta. Sì, creatura. Vabbè, cioè, in poche parole, le tue creature, tu quando le esalti eccessivamente, lo giri al tuo avversario per spaccarla. Io spacchi e mi torno a te. Vanno esatto. A te. Cioè, io quando ho visto sì, gli ho detto: no, peccato, non ho creature talmente poco utili che posso cedere al mio avversario. Poi ho notato che soprattutto gli Alta o i due regionali, e diciamo che i sauriani tendono ad accumulare su di sé veramente tante ambre. L'unico problema è che gli Alta ha elusione, quindi devi o sparargli tre danni o attaccarlo due volte, ma è comunque molto facile da rimuovere. Sì sì, no, anche perché decidi tu su che fianco metterlo. Esatto. Se da un fianco c'è provocazione o metti dall'altro. E soprattutto gli Alta va in combo con lui. Oratore Issaro. Schieramento, ripristini vicini dell'oratore Issaro ed esaltali per il resto del turno quei vicini appartengono a casa Saureani. È veramente veramente forte questa carta. Perché cioè, tu... ti permette di fare delle combinazioni immediate, esatto. Devastanti. Pensa con gli Alta, lui si esalta due volte, ti dà quattro ambre. Esatto. No, scusa, si esalta tre volte, perché tu raccogli, giochi, raccogli, si esalta tre volte e ti dà quattro ambre. Tu lo uccidi al tuo avversario e glielo spacchi. Esatto. Pensate, cioè è veramente è devastante. Poi infine, c'è cioè, quasi infine, stiamo arrivando in fondo. Meteoro indesiderato, distruggi ogni creatura dinosauro e ogni creatura con forza pari superiore a 6. Quindi non è ottimale, diciamo che ti serve. Sì, praticamente è fatta per uccidere i Brobnar. No, praticamente questa carta è fatta in un matchup in cui il tuo avversario ha o Sauriani o Brobnar. Vabbè, certo. Va bene. Aspetta che mi è caduto, allora. Tirare un po' su. Vai. No, non si vede. Fuoco. Ok. Tribuno Pompitus. Pompeo Pompitus. Pompone. ogni creatura amica riceve più due forza per ogni Ember su di essa. Pre-combattimento puoi esaltare il tribuno. Questa carta è molto utile perché abbiamo visto che tutte le creature si esaltano o fanno esaltare. È quindi veramente grosso. Io vi dico, Odok l'ho fatto arrivare a un 16, era? Sì, più o meno era un 16. Più o meno. È tremenda questa carta qua. Diplo. Questa carta mi fa ridere un sacco. Diplomazia. Alfa. Alfa, gioco. Fino all'inizio del tuo prossimo turno, ogni creatura ottiene pre-combattimento e salta questa creatura. Come vedete, la sinergia dei dinosauri è tremenda. Ma veramente tremenda. No, specifichiamo, scusa, che questa carta va anche nel turno dell'avversario. Esatto. Quindi se lui ha Brobnar o comunque ha Sauriane anche lui, che ha degli effetti di combattimento utili, si attiva, quindi si esaltano ancora di più. Quindi tu anche puoi guadagnare più ambro. L'unico anche problema suoi. Che ho notato è che se anche lui ha la carta che abbiamo visto prima, Tribuno Pompitus, guadagnano forza, ma è un matchup su 20. Sì, è difficile. È molto. Anche è perché difficile, Pompitus difficile. È una ma prevedo che questa casata sia veramente forte, ovviamente, se buildata bene. Come la mia. E questa è tremenda. Poi, e questa è l'ultima carta dei Sauriani. È l'ultima carta dei Sauriani. E chiudiamo la questione. Adesso ci sono gli Stellari. Star Allies, la grandissima federazione Stellari. La federazione Stellari. Che inizia con Ingegnere Capo Ingegnere Walls. Capo Walls. Ingegnere Capo Muro. Muri. Abbiamo notato che molti Star Allies, creature piccole, hanno elusione, gioco, combattimento raccolto, fai qualcosa. Puoi rimettere nella tua mano una carta migliore o roba da tua piede di scarti. Niente di particolare, però è molto comodo. Ok, no.
Vedremo anche dopo perché. Comandante Chan, combattimento raccolto, usa un'altra creatura amica. Ottimo, Synergy. Soprattutto con altre. Allarme rosso, questa è una delle carte più interessanti. Se ci sono più creature nemiche che amiche, infliggi a ogni creatura nemica una montagna di danni pari alla differenza. Con questa si possono fare tantissimi diciamo danni. Diciamo che abbiamo visto poche distruzioni di massa del campo. Ma questa io, per fortuna, ne ho le due forti di Star Rise, le ho beccate tutte e due, perché dopo vedremo il flusso di quattroni. Comunque è comoda questa carta qui, cioè si gioca bene, si fa giocare bene. Uff, scientifico Quicken. Uff, big uff. Questo è brutto come la fa. Illusione, dopo che un giocatore ha scelto una casa attiva che non corrisponde ad una casa in gioco, ruba uno. Questa è molto forte per limitare. Cioè, se soprattutto giocato i primi turni. No, pensa che tu inizi e giochi lui. Se giochi questo al primo turno è devastante perché. In realtà no. No, in realtà perché il primo non turno hai è una merda. Il primo turno è una merda. Però. Ma oddio. No, il primo turno fa schifo. Però. No, nel senso. Nei primi turni dove di solito punti a giocare tutte le tue case una dietro l'altra. Tende a essere fastidioso. Devi trovare il modo di levarlo prima di chiamare un'altra casa. Tecnico dei sensori Garcia o Garcia a seconda. Sì. Gioco combattimento raccolto. Le chiavi costano più 2 durante il prossimo turno del, come del dicevo, tuo avversario. Molte creature piccole con gioco combattimento raccolto. Esatto. Poi dopo folgoramento, azione, gioca infliggendo danno a una creatura per ogni casa rappresentata tra le creature in gioco. Anche questo è un effetto che vediamo molto spesso, sì. Per ogni casa rappresentata tra le case in gioco. Abbiamo quindi visto prima. Meno case in campo. Cioè, diciamo meno case hai in comune col tuo esatto. avversario meglio è. Meglio. Se hai ovviamente i Rise. Poi una campo bellissima. Di forza, bello, raccolto, proteggi questa creatura. È veramente ottima. Veramente veramente forte. Come dicevo prima. Infermiere sotto. Schieramento, gioco combattimento raccolto, cura 3 danni a ogni vicino dell'infermiere. È ottimo, anche questa è molto carina. Gioco combattimento raccolto. Dicevamo della migliore pulizia del gioco. Flusso di quintini in gioco. Scegli una creatura amica e una creatura nemica. Distruggi le creature scelte e ogni creatura con la stessa forza delle creature scelte. Questa è abbastanza comoda. È bellissima. Perché, per esempio, contro i. Diciamo che. Cioè, diciamo che è. Il numero 5 e il numero 3 sono i due che vediamo esatto. di più. Quindi, tante creature con 5 e tante creature con 3, è facile che ci siano esatto. in campo. E noi non ci interessa perché i nostri sauriani si buffano e quindi prendono, e più, quindi forza. Prendono più forza. Quindi, è difficile che si spacchino con questo effetto. Esatto. Adesso c'è una delle creature più belle di questo mazzo. È sempre uffa. Sì. Uff, scientifico Morpheus. Molto molto carino. Dopo che hai giocato una creatura con un effetto gioco, innesca il suo effetto di gioco un'altra volta. Una volta aggiuntiva. E abbiamo visto tre carte molto forti con esatto, effetti gioco. Esatto. Questa carta è effettivamente negli Star Rise tremenda. Sì. Cioè ti massacra veramente. A me, abbiamo giocato diverse volte e le combinazioni sono veramente terrificanti. Sì. Un'altra miglioria molto utile. Penultima carta. Questa creatura ottiene combattimento raccolto. Usa una creatura sì. non federazione. Fermo un secondo. Stellare nemica. Pensa metterla su una delle prime carte che abbiamo visto di Star Rise, il Chan, che dice il combattimento raccolto usa un'altra creatura amica. Le vedremo anche in giocata queste comunque. No, porteremo tra poco anche un video dove proveremo questi mazzi. Cioè giocheremo un mazzo con le due casate nuove contro un mazzo senza le due casate nuove. Diciamo i due che abbiamo visto che sono un po' più bilanciati, che riescono, diciamo che non è... Sì, si tengono lì. Sì. Così potete vedere bene tutte le combinazioni. Ma infine abbiamo l'ultima che è Terreni Esplorate. Un gioco è molto bello questo. Questa è bellissima. Gioco colloca 6 dalla riserva comune sulle Terreni Esplorate. Ogni creatura federazione stellare ottiene raccolto, sposta uno dalle terre inesplorate alla tua riserva. È molto questo vuol dire praticamente ci si mette sopra una chiave e ogni creatura stellare... oltre all'effetto raccolto che due. Ha raccoglie due. Cioè raccoglie uno e sposta in poche parole prendi due. Il problema è che mi hai visto che in questo mazzo ci sono pochi diciamo che sono abbastanza squisci da tenerti esatto. cagato. Cioè sono piccoline ma se ti entrano bene sono utili esatto. soprattutto perché abbiamo visto la carta sauriana che te ripristina esatto. Comunque io in una partita sono riuscito a togliene 4 da questa carta. Diciamo che è una rara. Io all'inizio l'avevo letta male, perché avevo letto gioco colloca su questa carta dalla tua riserva. Quindi no, dalla riserva comune. Infatti, è molto forte. Comunque, possiamo fare una. Abbiamo la nostra prima impressione della nuova espansione è stata che c'è un pochissimo, ma pochissimo controllo di Amber dell'avversario.
Vero. Non ce n'è pochissimo. Ce n'è veramente, veramente poco. Poche carte che ti permettono nell'immediato di controllare l'avversario. Anche un mazzo mio dove ho trovato le ombre tende a sì controllare con le solite carte che abbiamo, che abbiamo già visto nelle ombre, ma sono tutte comunque delle creature che devono entrare e applicare un'azione, un raccolto o un attacco. Esatto. Quindi cose che, vabbè, a parte i soliti sussurri implacabili, sì, quelle cose lì che comunque, diciamo, non è che non c'è controllo Ambra, ma manca un controllo Ember di massa. Esatto. Una cosa come abbiamo visto come un too much, o, cioè non l'abbiamo ancora trovato, magari c'è, per l'amor del cielo. C'è. Non c'è, non l'hanno, non ci dovrebbe essere. Non ci dovrebbe essere neanche too much. Se c'è, dovrebbe essere così. Le altre casate, a parte comunque le charrette, le cose che già abbiamo visto, ma non sono controlli di Ember così massicci ed efficienti, cioè, super efficienti. Charrette dice gioco cattura 3, però cioè dopo un po' è ovvio che charrette muore. Esatto, quindi dopo o hai modi per cioè di solito si giocava, non c'è modo di rubare in massa tante ambre e c'è solo modo di rallentare l'avversario. Cioè, un o po' comunque anche di catturare. Cioè, una carta come il Gatekeeper non c'è. Esatto. Una carta come Drumble non c'è. Quindi bisognerà vedere, aspettare, perché dobbiamo aspettare che si sbustino un po' più di mazzi, esatto, per vedere effettivamente come giocano queste nuove, soprattutto in carte, queste nuove casate. E soprattutto a noi piacciono perché queste casate sono molto sinergiche. Cioè devi essere in grado di usarle per poterle far funzionare bene. Però l'importante è vedere come si comportano con quelle vecchie. Esatto. E con le nuove carte delle vecchie. Ovviamente. Quindi io vi invito a lasciare un like, condividere e commentare. Giustamente iscrivetevi al canale se volete altri video di Keyforge. Comunque noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao. We'll be right back.